Sam Lankoi era come un polipo, si adattava alle situazioni. Non aveva alcuna stabilità né personalità, si trasformava continuamente per conformarsi, sempre, ma attenzione, l'eccessiva compiacenza è indice di falsità. Ma Sam era una di quelle persone autenticamente false. Nessuno può, per un periodo che non sia brevissimo, indossare una faccia da mostrare a se stesso e un'altra da mostrare a tutti gli altri, senza, alla fine, trovarsi nella condizione di non capire più quale possa essere la vera. Natalie Hawthorne. Sei? Sono quella che ti conosce meglio di chiunque altro e che è sempre stata vicina a te, ma tu non mi hai mai preso in considerazione. Ma quindi tu saresti? Esatto, Sam. Io sono la tua coscienza e il mio nome è Bene. Non fa una piega. Ora basta parlare. Ascoltami e seguimi. Allora? Attraverso. E come dovrei fare un muro? Ciò che vedi non è sempre ciò che sembra. Fai il primo passo verso la rinascita. E quale sarebbe? Supera le apparenze, Sam. Vuoi veramente cambiare? Certo che lo voglio! E allora attraversa questo muro! Alessandro ci ha sussurrato: morte, questa volta ho vinto io. Thank you.
Come puoi vedere tu stesso, hai cercato di trovare la luce in fondo al tunnel solamente scappando, quando la cosa migliore era tornare indietro e trovare il coraggio di affrontare il problema. Alcune gare del campionato del mondo Gran Turismo, senza che le imperfezioni del corpo gli feriscono l'anima. Alessandro Zanardi dona questo messaggio di speranza a tutto il mondo. Le avversità si possono battere e la tragedia può divenire innocente. Qua sono le 3:30 del mattino e ci stiamo preparando per andare a vedere il nostro amico Alex nella sua nuova avventura, l'Ironman di Kona. È l'idea di farla una gara del genere che mi eccita tantissimo. La gara è iniziata, è andato tutto benissimo, ho nuotato molto bene. Ho riabbassato una previsione che inizialmente era sull'ora 30 e l'ho riportato a 1:08. Vedere i miei amici, le persone che mi sono state vicino, le loro emozioni mentre la gara era ancora in corso è stata una cosa bellissima. È partita la porzione ciclistica e il mio entusiasmo è stato subito aggredito dalla dimensione di quello che mi attendeva. È questa la verità. Se nella vita la strada che segui è quella che altri mille hanno già aperto, non servono ottimismo e curiosità per vedere un orizzonte. Basta seguire le tracce e sai che c'è, perché già altri l'hanno raggiunto. È quando vuoi aprire una via che servono queste doti. E poi magari il percorso non è nemmeno così arduo e, certo, avere i migliori strumenti per orientarsi aiuta. Ma è sapere dall'inizio dove vuoi andare che ti fa sempre ritrovare la strada. Alex Zanardi.